Un passo indietro per la squadra di Valerio Bertotto. Sconfitta a Savona, la Pistoiese è solo virtualmente salva. Diventa decisiva l'ultima partita della stagione, infatti, a solo un punto sopra la zona play-out. Il KO brucia e la prestazione contro i Liguri ha lasciato molto perplessi. Un blackout generale che nessuno si aspettava, viste le ultime due apparizioni. Sono mancate le idee a Mungo e compagni per un gioco così confusionario, lento, davanti ad un'avversaria già retrocessa che con il minimo sforzo ha ottenuto tutta la posta in palio. Una prova collettiva da rivedere, dove nemmeno Capitan Colombo è riuscito a mettere una toppa, nonostante l'episodio che lo vede coinvolto lasci ancora molti dubbi. Le avversarie per la corsa alla salvezza hanno vinto tutte, a parte l'Aquila e la Lupa Roma, e per questo la caduta arancione pesa ancora di più. Con i tre punti gli arancioni avrebbero già potuto fare le valigie e partire per le vacanze. Invece dovranno affrontare un'altra settimana di massima concentrazione. Tutto si gioca nei 90 minuti di domenica prossima. Al Melani arriva il Pisa di Gennaro Gattuso, con in tasca la sicura seconda posizione. Ma prima di aspettare regali dagli altri, sarà meglio conquistare tre punti che chiuderebbero definitivamente una stagione altalenante.